Il teatro della Casa Circondariale di Cremona oggi si è riempito per l'esibizione della cantante californiana Sherita Duran, impegnata dal 2004 con il progetto Smile of Grace, per portare un sorriso di grazia, solidarietà e fede all'interno delle carceri italiane. L'iniziativa è inquadrata nell'ambito di un approccio di apertura e vicinanza alla città, obiettivo perseguito dalla direttrice reggente dottoressa Maria Gabriella Lusi. Voice, art and soul è il messaggio che accompagnano la presenza di Sherita Duran, che è una fenomenale artista che ho avuto il piacere di conoscere già in altre sedi penitenziarie. Perché è una persona speciale? Perché l'evento è importante? Perché all'arte Sherita accompagna un messaggio di spiritualità e di umanità molto forte, di solidarietà direi, e questo nelle precedenti occasioni in cui si è esibita ha raggiunto assolutamente la popolazione detenuta e tutti gli operatori del carcere. L'evento si colloca in una cornice di azioni che stiamo perseguendo perché sempre più il carcere di Cremona possa respirare l'area del suo territorio. La situazione delicata del penitenziario ha più volte portato a galla le problematiche relative alla condizione di detenzione e di lavoro all'interno delle mura di cinta, nodi che si stanno affrontando con lo spirito di confronto e mettendo in campo le sinergie necessarie. L'area del mondo libero che serve. Noi riteniamo che il carcere, oltre a la barriera fisica costituita dal muro di cinta, non debba averne altre, piuttosto sono le sinergie col territorio, con le sue risorse, con la cittadinanza, con le istituzioni del territorio, con tutte le realtà imprenditoriali, quelle che ci consentono ancora di più di avvicinarci all'obiettivo costituzionale della rieducazione della pena. Abbiamo bisogno assolutamente di implementare le attività e di un aiuto del territorio. Abbiamo in questo senso con fondi regionali attivato un servizio di mediazione culturale che riteniamo molto importante visto la presenza di circa il 70% di stranieri all'interno dell'istituto e stiamo sotto la direzione della dottoressa Lusi cercando di sviluppare progetti che garantiscano delle attività all'interno. Tanto successo per la cantante americana che ha ricevuto il calore dei presenti, pronti a tenere il ritmo e a cantare sulle note di famosi pezzi gospel o blues. Smile of Grace Ministries, che è il sorriso di grazia. Cos'è questo? Di poter attraverso la musica gospel condividere il messaggio di perdono, di amore che Dio ha per tutti noi e di portare dietro anche Bibbie tascabili del Vangelo per tutti i detenuti, per poter anche mentre sono qui di cercare il Signore, di una volta che escono, per quelli che riescono anche a uscire, che possono cambiare pagine nella vita, perché Dio è un Dio della seconda possibilità.